Carissimi amici, siamo qui nella casa parrocchiale della parrocchia di Carignano e siamo venuti a trovare un amico di Capoverde, Padre Ottavio. Vorrei che lo dicessi tu e lo presentassi tu. Monsignor Pier Giorgio, che da tanti anni ci accompagna, è un fratello maggiore e questo ci accompagna con umiltà, con una spiritualità che mi commuove, perché non dice grandi cose ma sente che sento, e penso chi è con me senta, che dalla sua anima, dalla sua parola nasce una comunione con Capoverde, una chiesa che è aperta, che vuole far crescere l'umanità dove ha conosciuto, ecco. E questo lo voglio ringraziare, perché nella sua semplicità, ma nella sua profondità, irrobustisce anche la mia fede e la mia voglia di lavorare per Capoverde e di non mollare nelle difficoltà. Ecco, su questo c'è stato proprio anche un aiuto concreto da parte di Monsignor Micchiardi per un'iniziativa che ha già preso il volo. Sì, questa iniziativa, diciamo, è stata di 2 anni fa, diciamo con una somma significativa, molto significativa, che ci ha permesso di dare vita a un corso di viticoltura e enologia per i ragazzi e le ragazze capoverdiane, soprattutto dell'isola di Fogo, perché Fogo è un'isola che sta lavorando per sviluppare, no, la cultura della vite e quindi la produzione del vino, e quindi dare possibilità ai giovani dell'isola di Fogo di essere formati, e quindi questo corso di 2 anni di viticoltura e enologia è stato praticamente finanziato da Pier Giorgio, no? Monsignor Pier Giorgio. E questo. Pare anche grazie alla memoria di questa zia che era una che si è votata alla scuola. Un grande significato questo. Sì, perché penso che quando ci siamo incontrati per cominciare a collaborare insieme, a ragionare insieme, il tema della scuola, della zia, della scuola era fondamentale. E questo ha suscitato in me una visione anche della mia responsabilità di aiutare Capoverde valorizzando la formazione. E quindi, diciamo, avendo delle possibilità economiche, anche la creatività di mettere in piedi una scuola di viticoltura e enologia è stata molto più facile, anche in collaborazione gratuita di professori della scuola, diciamo, di viticoltura e enologia di Alba, delle professoresse di lingua italiana, altre cose, no? Quindi, e questo ha suscitato un'attenzione, un movimento, diciamo, si è realizzato, come tante cose, se venite a Capoverde le vedrete realizzate, ma grazie proprio alla generosità, alla comprensione del cuore di gente credente ma anche non credente, ma che ama il futuro di questa terra, di questi popoli. Un vero fiore all'occhiello tra i progetti che sono in corso in questo momento a Capoverde, dobbiamo dirlo, ed è un progetto che dà futuro a giovani capoverdiani. Queste sono cose concrete, Padre Ottavio. Qualcuno direbbe non sono delle chiacchiere, ma sono delle cose che danno una prospettiva. È chiaro che in una società come la nostra occidentale, l'Europa, dobbiamo pensare al lavoro, perché il lavoro genera economia, genera sviluppo. Senza lavoro è difficilissimo generare una società in cammino. Aiutando i giovani capoverdiani ad avere una formazione, la possibilità qualificata di poter lavorare correttamente, genera economia, genera sviluppo. Ed è penso quello che noi come Cappuccini in Capoverde stiamo lavorando. Vorrei che ci fosse anche la voce qui del mio confratello Edair, che lavorare con concretezza, dando lavoro, noi generiamo veramente uno sviluppo. E allora, con l'augurio di un grande futuro a questi ragazzi, a questi giovani che hanno fatto la scuola di enologia e di viticoltura, andiamo avanti con fiducia. Sempre. Certo.